Ciao ragazze, oggi vediamo insieme i migliori anti-eta. Cosa dice la ricerca? Avete letto, vi consiglio questo libro che ho trovato molto interessante, fatto da questo ricercatore danese, La natura e i segreti della longevità. E ho estrapolato un po' quelle che forse per noi grandicelle possono essere le cose un pochino più interessanti, anche per sradicare un po' di credenze, ecco, non corrette, così da avere sempre un approccio giusto nei confronti del tempo che passa. Iniziamo. La longevità non dipende dalla genetica. Quindi, quando si dice, ah, vabbè, ma è genetica, il fatto di vivere più a lungo, e soprattutto io aggiungo bene, non dipende dalla genetica, dipende molto da quello che noi facciamo. E questo lo dice tutte le cose che dice la ricerca, quindi non è un'opinione mia, perciò ecco tutti quelli che forse pensano di iniziare a fare i soliti commenti banali. Allora, poi una cosa importante, e la voglio leggere insieme a voi, è invece la definizione di invecchiamento. Perché è importante? Perché l'invecchiamento è il progressivo degrado delle nostre funzioni, quindi funzioni che poi elenchiamo anche, che accompagna l'esplicarsi del processo vitale, incrementando il rischio di morte. Quindi, se noi abbiamo chiari quali sono le nostre funzioni e adottiamo uno stile di vita idoneo per far sì che queste funzioni, e includo anche la pelle, durino più a lungo, ovvio che sposteremo, ecco, la data di addio alla vita su questa terra. Perciò, non so, il nostro sistema nervoso, perché lo vi ho chiesto anche in questionari che vi ho fatto, se avete progetti, se state coltivando i vostri hobby, le vostre passioni, perché fanno parte proprio del mantenimento del nostro sistema nervoso. Così come muoversi non è solo per mantenersi in forma, ma anche per mantenere i nostri organi di senso, di stabilità, il nostro sistema nervoso sempre estremamente efficiente. Il sistema cardiocircolatorio, i muscoli, le ossa, la cute, i capelli, il sistema immunitario. Vi ricordo che dalla cute dipende l'infiammazione generale del corpo e l'infiammazione cronica rientra fra le cause di morte o comunque fra, diciamo, è fra i precursori delle malattie poi degenerative che portano alla morte, quindi non è che la pelle di per sé porta quello, può essere un fattore aggravante o scatenante. Il sistema immunitario, gli ormoni e gli organi interni. Quindi ecco, di vedere la morte non come un fatto casuale, certo, poi succede anche quello, un incidente anche in età giovanile, però ecco, quando si parla di morte legata all'invecchiamento, teniamo in considerazione un pochino tutto. Poi, altro aspetto importante, il limite di Hayflick. È un po' quello a cui mi riferisco quando parlo di pelle. Che cos'è? Noi abbiamo, il nostro DNA ha una capacità replicativa. Quindi ci sono alla fine del nostro DNA, c'è una codina, no? Che sono i nostri telomeri, che ogni volta che le cellule si riproducono si accorcia. Si accorcia fino ad esaurirsi, infatti ho parlato anche in altri video di queste cellule senili, perché non è che poi vengono mangiate, fagocitate, eliminate, si accumulano nei tessuti. Ecco, questo limite di Hayflick è anche quello a cui mi rifaccio spesso quando dico: guardate che noi siamo nate con un blocchetto di ricambi cellulari. Il fatto di stressare troppo la pelle, di sollecitare troppo alcune attività, sia quando facciamo sport, con l'alimentazione, con la cura quotidiana della pelle, non fanno altro che esaurire prima del tempo la vita, di questi telomeri. Infatti, il limite di Hayflick si rifà proprio a questo limite. Pagina 63 di questo libro. Poi parliamo ora di ormesi. L'ormesi non è altro che una sorta di piccoli stress, no? Che ovvio non deve essere uno stress negativo, è sempre uno stress piccolo e sostenibile per il nostro organismo, che mantiene vitale ed efficiente una funzione. Allo stesso motivo, ad esempio, per cui vi dico il solare tutto l'anno no, nonostante io produca e venda solari, perché la nostra pelle, se non mantiene attiva la propria capacità di interagire con i raggi solari nei mesi in cui l'indice UV non è pericoloso, e non lo dico io, lo dice, ecco, anche in quel caso la letteratura, la ricerca, dove ci sono dei parametri,
parametri dove è proprio specificato che quando l'indice UV è 1 o 2 non è necessaria la protezione. Poi certo ci sono le eccezioni, ci sono delle pelli particolarmente sensibili al sole o ci sono delle persone che lavorano davvero 10 ore all'aperto, quindi in quel caso anche una piccola dose ripetuta tutti i giorni per così tante ore, ma quelle sono eccezioni. Quante di voi fanno le contadine ad esempio? Poche penso, no? Quindi. E l'ormesi è proprio questa piccola dose di stress che permette alla nostra cute di rimanere bella, forte, vitale nei confronti dei raggi UV e far sì che quando arrivano quelli intensi, quindi quando l'indice UV passa da 3, 4, 5, 6 fino ad arrivare a 10, 11, ecco che in Italia è difficile arrivi a 11, però insomma diventa impegnativa, ecco che la nostra pelle ha le risorse per poter interagire e contrastare lo stress ossidativo provocato dai raggi solari. Altra cosa favolosa dell'ormesi è lo shock termico. Quindi, ad esempio, fare la sauna e poi dopo una doccia ghiaccissima, oppure avere l'abitudine di fare delle docce molto ghiacce per un tempo abbastanza significativo. Io personalmente non ci riesco, però amo ad esempio sauna e doccia fredda o bagno turco e doccia fredda, perché questo shock termico va ad attivare questo principio dell'ormesi e mantiene l'organismo giovane più a lungo. Ecco, tutte queste sono, insomma, è scienza, non è la mia invenzione. Poi, esistono dei principi attivi, e lo leggete a pagina 94, che trattano le cellule senili, quindi quelle che abbiamo detto prima noi, quindi le cellule che una volta invecchiate, esauritesi, ecco, si accumulano nei tessuti, e un modo per contrastare l'accumulo di queste cellule senili è in due attivi particolari, la quercetina e la fisetina. Ora, voi sapete benissimo che io sono contraria all'integrazione, non perché sono contraria in modo assoluto, ma anche perché questo è un trend, ragazze, che sta facendo dei danni. Perché? Quell'attivo ti farà ringiovanire, scoperta quella molecola, si prendono quantità enormi di omega 3, di antiossidanti. Tutto questo ha delle ripercussioni, quindi sì, l'integrazione solo quando necessaria. Cosa vuol dire quando è necessaria? Quando da un esame ematico, quindi da un esame del sangue, si deduce che abbiamo delle carenze specifiche di vitamine, minerali, antiossidanti, e chi più ne ha più ne metta, ma non così prese a bischero perché l'influencer che vediamo è bellina, vogliamo essere bellina come lei e allora prendiamo quello che sta prendendo lei. Impariamo sempre a ragionare con la nostra testa e ad avere anche un po' di cultura per poter scegliere, no? Cos'è è meglio per noi. Quindi ve lo dico, però passatemi il termine, non è che da domani andate cerco quercetina, fisetina per rimanere giovane. No, ci si informa, si fanno dei prelievi. Parlando poi di antiossidanti, perché ora veramente mi scrivete una lista di integratori che ovviamente vi suggerisco di sospendere o di fare prima degli approfondimenti, quando prendiamo troppi antiossidanti, anche lì è come il solare. Il nostro sistema antiossidante interno, che è meraviglioso, ha una biochimica perfetta, si atrofizza, è come non usare più un muscolo. Se noi non consumare le gambe o pensando di rimanere più giovani iniziamo ad andare in carrozzina, cosa succede alle nostre gambe? Quello è un po' il principio dell'ormesi e del rimanere organi funzionali. Quindi noi dobbiamo rimanere un insieme di organi funzionali per vivere più a lungo. Altra cosa meravigliosa che viene in aiuto: l'interval training, quindi sarebbe per l'allenamento a intervalli, una specie, un piccolo esempio, ve l'ho fatto nella routine di agosto dove accelero i battiti e poi faccio pausa, tipo 20 secondi proprio spinti al massimo, 10 secondi di pausa e lo ripeto per più volte. Questo va a stimolare in modo particolare i mitocondri. I mitocondri sono delle piccole parti all'interno della nostra cellula che sono deputate di trasformare, ecco, e dare energia alla nostra cellula, e questo tipo di attività ha un effetto sui mitocondri davvero interessante. Ah, un'altra cosa interessante che mi sono scordata dell'interval training, quindi 20 secondi di scatto, 10 secondi di riposo, migliora la sensibilità insulinica, quindi
ecco, tutte le patologie legate al metabolismo degli zuccheri, alla resistenza all'insulina, alle varie forme di diabete. Ecco, l'interval training ci viene in aiuto, ovviamente non parlo del diabete patologico giovanile. Un'altra cosa, le infezioni. Noi, non so se avete mai fatto degli approfondimenti, noi abbiamo spesso delle infezioni un po' sottovalutate, no? Infezioni che casomai sono croniche, sono minime, che possono essere a livello delle mucose, quindi di tutti i nostri orifizi, sia delle parti intime, delle mucose del volto, così come a livello dell'intestino. Quindi possiamo avere delle piccole infezioni subdole, silenti, che però alimentano costantemente questa nostra, diciamo, infiammazione cronica. Un altro aspetto dell'anti-age, lo trovate a pagina 174, è la restrizione calorica, che non vuol dire stare a digiuno, smettere di mangiare, vuol dire semplicemente di mangiare un pochino meno del nostro fabbisogno. Quindi ora, io faccio un po' fatica a fare questa cosa, ve lo dico in tutta onestà perché sono una mangiona, però devo dire che i periodi in cui riesco a mangiare un pochino meno ho molta più energia. Meno non vuol dire stare a dieta, però leggermente meno rispetto al nostro fabbisogno. Poi, vivere, ragazze, qui si torna al punto di prima, una vita ricca di significato. La gioia di alzarsi la mattina, l'entusiasmo ancora, anche se ci si sveglia la mattina e siamo un po' croccanti, no? Fra croc, oi oi la schiena, oi oi qui, mi sento un po' un catorcio, mi guardo allo specchio e la mattina siamo un po' più cenciosette, insomma abbiamo bisogno di un po' più di tempo, no? Per rimetterci in sesto rispetto a quando siamo giovani. Però alzarsi la mattina, avere qualcosa che ci piace, ma che sia il giardinaggio, che sia laurearsi, cioè dalla cosa più semplice, quotidiana, alla cosa più importante. Infatti leggevo, ora vengo qui il libro con me, lo prendo. Allora, questo è invecchiamento, bellino da morire, un po' più per addetti al lavoro questo, e inizia parlando della storia di festa della donna più longeva, no? Che ha 122 anni. Ve la presento. Jeanne Calment, non so se pronuncio bene, è lei, 122 anni. E praticamente è riuscita a camminare normalmente fino all'età di 115, ma ha avuto una vita intensa, intensa di eventi e di attivi e di eventi e di attività che l'hanno veramente mantenuta sempre con un'enorme voglia di vivere, senza eccessive restrizioni, perché lei per tutta la sua vita ha bevuto il suo bicchiere di vino ogni giorno e ha fumato una sigaretta. Come sempre, come parlo in altri video, come spiego in altri video, anche di evitare gli eccessi. Per me eccesso è anche privarsi di tutto, cioè non sappiate che insomma è sbagliato. Addirittura all'età di 121 anni ha inciso un disco intitolato Maîtresse de Tomp, in cui i proventi furono utilizzati per finanziare l'acquisto di un minibus della casa di riposo nella quale era ospite. Quindi cioè, non è detto che perché ha amato la vita fino all'ultimo giorno, con tutte le possibilità che può darci. Ora, mi dispiace forse dire questa cosa, non ve ne frega un granché, però ecco, secondo me avere degli esempi che ci ispirano in qualche modo ci aiuta a stare meglio, a vivere con più significato la propria vita. Spero in piccolissima dose di essere un po' di ispirazione per voi e darvi un po' di stimoli, di spunti, di riflessioni, di cose da fare. Un abbraccio ragazze, se vi è piaciuto condividetelo con le amiche e se non siete iscritte al canale iscrivetevi al canale. Un abbraccio, giovedì. A proposito, giovedì la challenge sedute, vi ho fatto la challenge la scorsa settimana, però mi avete scritto in tante, Martina, io quella non ce la faccio, aiuto. Giovedì esce la vostra. A presto.